importanti benefici fiscali al condominio e ai condomini per interventi di natura edilizia e di risparmio energetico. La sicurezza nel condominio è fondamentale. Bisogna saper scegliere con cura la ditta che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al condominio. È sempre più importante curare la bellezza della casa per poterla vendere al meglio. Bisogna stare molto attenti nella scelta di un amministratore. Cercheremo di aiutarvi a capire come sopravvivere nella giungla del condominio. Buonasera, benvenuti a Obiettivo Condominio. Come tutte le settimane cercheremo di capire come sopravvivere nella giungla del condominio. Siamo in onda tutte le settimane, la domenica alle 21.30 su Rete 7, che è il canale 12, in replica il mercoledì a mezzanotte su Rete 7 e Sky 825 e sempre su Rete 7 e Sky 825 anche il sabato alle 21.30. Questa sera parleremo di interventi di risparmio energetico, tecnologie alternative e anche un focus sulla parte fiscale, perché insomma siamo vicini alla dichiarazione dei redditi. Se volete farci domande potete scriverci a obiettivocondominio@libero.it. Parleremo di questi argomenti con i nostri ospiti, che sono l'architetto Gianluigi Casula, che fa tante cose ma questa sera è qui per parlarci di sicurezza, il nostro commercialista, possibile nostro nel senso che quando si parla di queste materie sei il nostro ospite, Nicola Rizzi. E poi abbiamo Elia Buliga di Building Evolution. Voi ci parlerete di, lo dico subito così la gente si prepara, di nuove costruzioni in legno e tante altre cose per il risparmio energetico. Invece una vecchia conoscenza, che abbiamo fatto delle trasmissioni in passato su questi argomenti, l'ingegnere Antonino Cavallaro, ci parlerà invece di come si può risparmiare energia su condominio, case esistenti. Ringrazio Cronaca Qui come tutte le settimane per l'annuncio che ci pubblica il venerdì, in cui si pubblicizza la serata per la casa di Rete 7 alle 20.30 tutte le domeniche, Casa a tutti i costi, che è l'altra mia trasmissione, facciamo vedere le più belle case del Piemonte, e poi più seria, più tecnica e professionale, Obiettivo Condominio alle 21.30. Ringrazio sempre Cronaca Qui per l'opportunità che mi dà per la mia rubrica Obiettivo Condominio, che esce il mercoledì sull'inserto Casa Qui. Ho finito i ringraziamenti, ingegner Cavallaro, iniziamo. Allora, intanto cerchiamo di focalizzare, perché si parla tanto di risparmio energetico e molte volte nei condomini non si capisce da che cosa è originato e le motivazioni che ci hanno portato anche a questi obblighi. Bene, in effetti è un argomento che va tanto di moda in questo momento, tutti siamo sensibilizzati al problema. Da dove nasce il problema del risparmio energetico? Intanto ci sono degli obblighi normativi, ci sono anche degli incentivi, per la verità. Questi obblighi normativi e gli incentivi hanno un'origine di tipo ecologica, perché quando parliamo di condominio, intanto parliamo di una macchina che fa parte, l'edificio è una macchina che consuma energia. Consumare energia vuol dire in qualche modo interferire con l'ambiente. Basta pensare che nel sistema diciamo complessivo noi abbiamo di tutte le energie che andiamo a consumare, metà di questa energia la consuma l'industria. Un quarto, poco più di un quarto, viene consumato dal sistema dei trasporti e quello che rimane, quindi un quarto, poco meno di un quarto, viene consumato dal sistema edificio. Dove per energia consumata dal sistema edificio vuol dire tutta l'energia che noi consumiamo per scaldarci, per farci la doccia, per prepararci il cibo, per vivere la casa e soprattutto per riscaldare l'ambiente della nostra casa. In sostanza, la quota parte di energia che va a scaldare il nostro edificio o a raffrescare è circa il 12% dell'energia complessiva totale. Cioè in Italia il 12%... In tutto il mondo. Questo è un bilancio mondiale. Mondiale, 12%. Se noi andiamo a considerare l'energia che utilizziamo, da dove arriva?
dove arriva? 60% prodotti petroliferi e gas naturale, un 25% dal carbone, poi quello che rimane, quel poco che rimane, il 5% sono fonti le altre fonti, dal nucleare alle rinnovabili, eccetera. Quindi vuol dire che circa il 90% dell'energia deriva dalla combustione. Vuol dire anche, combustione vuol dire produzione di anidride carbonica vuol dire l'anidride carbonica è un gas serra, quindi andiamo a interferire con l'ambiente. L'ambiente vuol dire, adesso un poco fa parlavamo di cambiamenti climatici, le giornate fuori, eccetera, quindi aumento della temperatura globale del pianeta Terra e cambiamenti climatici. 20 anni fa, nel 97, i grandi del mondo si sono trovati a Kyoto, si sono posti il problema dell'innalzamento della temperatura del pianeta e della qualità dell'aria, evidentemente, e da là sono nate delle direttive. Nel 2002 l'Europa ha cominciato a dare delle direttive per il contenimento dell'anidride carbonica. E dalle direttive europee sono nate tutta una serie di leggi che adesso oggi ci impongono, come dire, di andare a fare un energetico a 360 gradi, e in modo particolare anche all'interno del condominio. Come possiamo intervenire noi all'interno del condominio? Noi possiamo intervenire, diciamo, con dei sistemi attivi e dei sistemi passivi. Sistemi attivi, abbiamo la possibilità di intervenire sui meccanismi di produzione del calore, quindi le caldaie oramai ad alta efficienza, eccetera, e dei sistemi passivi. Sistemi passivi vuol dire che noi impediamo al calore di buttarlo via, quindi isolando meglio gli edifici. È chiarissimo. Allora cominciamo a parlare di due metodi, poi ci hai portato delle bellissimi esempi di come cambia il consumo energetico facendo determinati lavori, ma lo vediamo dopo. Adesso cominciamo a parlare di due interventi che sono alternativi e che vedono protagonista le facciate degli edifici, che sono il cappotto e l'insufflaggio. Tante volte ci capita di andare in assemblea e con gli amici condomini non sempre si riesce a capire la differenza tra i due e la fattibilità anche dei due. Allora, per quanto riguarda l'argomento che hai introdotto, noi ci occupiamo di isolamento delle pareti in questo caso. Per isolare le pareti di un edificio abbiamo due o tre sistemi. Un sistema, quello più semplice e quello meno valido, è quello di creare un cappotto all'interno dell'ambiente, quindi diciamo che quasi un fai da te, nel senso che va a coinvolgere le pareti delle singole unità. Quindi a ridosso della parete fredda, per esempio, io posso andare a installare, ad applicare dei pannelli di materiale fono i termoisolanti, poi davanti gli posso mettere una lastra, che può essere di legno, può essere di gesso, carton gesso, può essere, diciamo, la finitura posso sceglierla io, e questo mi trattiene all'interno il calore. Ovviamente nel momento in cui io vado a fare una capottatura interna devo stare attento, perché alcuni problemi di condensa non li risolvo, ma anzi forse tendo ad accentuarli. Quindi bisogna stare attenti, perché in questo caso devo stare attento alle barriere al vapore, nel senso che l'aria che piena, con umidità che ho all'interno della casa non deve arrivare a toccare le superfici fredde, perché se va a toccare le superfici fredde tende a creare condensa e quindi formare umidità. Quindi meglio fare interventi da fuori. Quindi questo è un intervento che cosa sì, in si qualche, può fare da fuori? Da fuori dipende dal tipo di parete. Da fuori ovviamente l'intervento per eccellenza è la capotatura esterna, che vuol dire andare ad applicare sulla parete esterna, quindi della facciata, dei pannelli i termoisolanti, e quindi su questi pannelli poi si può dare una finitura, quindi proprio a livello di capottatura, o nei casi di maggior sofisticazione possiamo anche applicare una seconda pelle, quindi arrivare alla parete ventilata addirittura. Parete ventilata vuol dire che durante il periodo estivo abbiamo dei vantaggi, perché tra l'isolante termico e la superficie di questa parete, questa pelle, si crea una convezione, un moto convettivo, quindi l'aria circola e mi porta via del calore. Questo per quanto riguarda il cappotto.
Poi nel caso in cui ci fosse la possibilità, nel senso che noi se parlassimo di edifici, ho visto prima passare una slide di muratura cassa vuota, sì, quindi laddove ci fosse una cassa vuota, ovviamente non tutti ce l'hanno, sì, gli edifici storici, ma certo, muratura piena non hanno la cassa vuota. Laddove c'è una cassa vuota esiste la possibilità di andare a insufflare, quindi immettere dentro la camera d'aria, tra il mattone che sta sulla parte esterna dell'edificio e il mattone che sta sulla parte interna dell'edificio, andare a mettere delle schiume, dei materiali comunque incoerenti che possono essere trasmessi all'interno attraverso dei fori che poi andremo a tappare. Bene, poi dopo ci dirai anche quali sono le differenze poi di resa, quando parliamo poi di alloggio per alloggio, quel bel lavoro che ci hai portato. Elia di Building Evolution. Allora, uno dice, ma io perché devo stare a fare il cappotto, l'isolamento, l'insufflaggio? Ma io mi faccio una bella casa nuova, tutta in legno, vado da Building Evolution, perché voi realizzate queste case che ovviamente hanno una classe energetica fantastica, molto, no? Spinta. Molto spinta. La casa bio, ecco, in cosa consiste? La casa bio nasce da un fatto di creare degli ambienti dove poter vivere meglio e respirare un'aria pulita. Come diceva l'ingegnere prima, respirare un'aria pulita, o perlomeno vivere in un ambiente sano, come si può dire, giusto per farvelo capire, panico totale. Vai tranquillo, avanti. Assolutamente. Io ho visto la vostra brochure, fantastica, molto bella, magari poi la regia la può mandare in onda. E quasi c'è una pagina che parla del legno, no? E ci fa quasi innamorare del legno, no? Sì, la struttura in legno, naturalmente tutta la struttura portante della casa, delle pareti perimetrali portanti e non portanti, sono tutte realizzate in legno, quindi utilizza una struttura platform frame, una struttura telaio, sì, quindi con l'ossatura in legno massiccio, in legno ad abete, naturalmente interposta all'interno della stessa struttura della cassa vuota della parete l'isolamento termoacustico, che possono poi essere, come diceva l'ingegnere prima, vari materiali che possono andarlo a comporre. Lana di roccia, isolamento, fibra in legno, sughero e quelli che possono essere i materiali innovativi ultimamente utilizzati o perlomeno sul mercato. Ecco, perché voi parlate di energia e hai spiegato il risparmio energetico, stabilità, perché ogni tanto parlando di ma quelle lì in legno, poi viene il tornado, la porta via. Non è la casa dei tre porcellini, voglio dire. Stabilità strutturale, in quanto il legno è molto duttile e quindi ha una flessibilità in caso di sisma, quindi il comportamento rispetto a quello che può essere la reazione al sisma stesso, si contorce ma non crolla, ma non crea meglio, un pericolo. Meglio di altre case. Posso dire che sì, a livello sismico la casa in legno è quello che ci dà veramente una buona performance, una buona risposta, perché è una massa molto bassa, una buona resistenza, sì, si deforma, eccetera. Cioè, meglio c'è solo dormire fuori. Sì, oddio, poco consigliabile. Poi parlate anche di sicurezza. Sicurezza e reazione al fuoco. Un'altra cosa che uno pensa è il legno brucia. Il legno brucia. In realtà il miglior materiale, e qui non si discute su questo, il miglior materiale per la resistenza al fuoco è il legno, soprattutto per il semplice fatto, avendo dei trattamenti ignifugi in preparazione delle pareti stesse, lo rende super certificato alla resistenza al fuoco RAI 30, 60, 90. Non brucia applicandogli una temperatura di 1100-1200 gradi, mi corregga se sbaglio, però dovrebbe essere grosso modo questo, di fiamma, carbonizza, quindi carbonizza in superficie. Se dovessimo prendere una
struttura, un travel lamellare GLH 24, spessore 30 cm di altezza, di base vorrebbe dire che ha brucia 0,8 mm al minuto, quindi di conseguenza rispetto all'acciaio. E a prova di bambino pestifero, nella sostanza. Vai, vediamo un po' se brucia questo legno. Va bene. E come sicurezza contro gli intrusi? Il legno? Abbiamo come sicurezza gli intrusi, sinceramente non ho mai percepito una domanda simile, però tendenzialmente abbiamo grosso modo la stessa resistenza di una casa tradizionale, perché se andiamo a sfondare il muro, dici è una casa in legno, prendi la motosega e vai a tagliare. Fai prima a prendere la cave bulgara direttamente dalla cosa. Comunque va bene, allora, abbiamo sdrammatizzato anche la casa mia. Ci torniamo perché ci sono delle bellissime immagini delle loro realizzazioni. Facciamo un salto prima di fare la parte fiscale con l'architetto Casula, che è qui per parlarci di sicurezza, perché quando facciamo tutti quegli interventi che diceva Cavallaro, non abbiamo ancora parlato del tetto, ma c'è anche tutta la parte di isolamento del tetto, occorre questo, i condomini subito dicono: perché qui c'è questo ingegnere che fa la sicurezza? Cosa deve fare? Guarda quanti soldi prende. Se invece è una cosa molto importante. La cosa consiste, come dire, il ruolo dell'ingegnere che fa sicurezza su un lavoro in un condominio? È un argomento molto vasto, perché potrei anche dire esiste da tantissimo tempo. Sicuramente a questo punto ci sono delle normative molto specifiche che mettono attenzione su quello che è la sicurezza. La sicurezza, della sicurezza si parla da tantissimo tempo. Proviamo a pensare a cosa, nell'esempio di una termocapottatura, è necessario fare, no, per la sicurezza. Una termocapottatura necessariamente avrò bisogno di un ponteggio, ci saranno degli operai, al di fuori degli operai anche che monteranno il ponteggio, che opereranno direttamente sui paramenti murari. La norma, ad esempio, stabilisce che è necessario la sicurezza e un coordinatore della sicurezza nel momento in cui esistono due imprese o più imprese, no? Perché c'è questa compresenza anche non contemporanea, in funzione di questo va coordinato il lavoro, no? In ogni caso, anche ci fosse solo un'impresa, la committente, in questo caso i condomini con il loro legale rappresentante, devono occuparsi della sicurezza. In funzione di questo le imprese devono essere verificate anticipatamente e quindi verificare le loro regolarità, che non sono solo le regolarità contributive, no? E verificare come effettivamente vorranno intervenire su quel paramento murario. Al 90%, anzi direi quasi il 99% dei casi capita proprio che esiste questa compresenza non contemporanea. Il coordinatore della sicurezza si occupa proprio di coordinare, no, queste imprese, verifica per conto della committente una serie di documenti, no, per garantire effettivamente che i lavori verranno svolti in sicurezza. Dovrebbe, anzi va in cantiere, per verificare la regolarità anche di come viene eseguita quest'opera. No, in caso di controllo, se questo coordinatore ha fatto le cose come si deve e come normalmente vengono fatte, no, riesce a dimostrare agli ispettori che vengono a verificare il lavoro che l'impresa è regolare, che il ponteggio è montato correttamente, e fino a fine lavori, fino allo smontaggio del ponteggio, tutto è filato correttamente. Prima dicevo che effettivamente la verifica deve essere effettuata anche indipendentemente dalla compresenza non contemporanea di più imprese.
Quando si fanno anche solo dei lavori piccoli, che però nei casi in cui effettivamente è unica, questa impresa deve assolvere ad un certo numero di suoi doveri, che, ripeto, non sono solo le regolarità contributive, ma anche il fatto che, ad esempio, deve essere in regola proprio con tutte le operazioni che vengono svolte in un cantiere. Potrebbe essere per un piccolo lavoro o anche per un lavoro medio il fatto che non ha bisogno del pontista, si monta un piccolo ponteggio per conto proprio, magari per rifare un lastrico solare. No, in quel caso però deve dimostrare alla committente, la committente deve chiedere a quest'impresa tutto quello che serve, perché effettivamente doveva pagare i contributi, ma deve far fare le visite mediche, deve garantire che i suoi operai utilizzeranno i dispositivi di protezione individuali correttamente, sono stati opportunamente addestrati e formati sulla sicurezza. Vi direi anche un'altra cosa, ad esempio, la sicurezza ha un costo, spesso i ribasti, diciamo d'asta, finiscono per essere portati proprio sull'abbassamento del costo della sicurezza. Questa è una cosa che non deve capitare, la sicurezza è un costo e non è possibile ribassare il costo dell'opera sulla sicurezza. La sicurezza deve essere messa davanti. È la prima cosa. La prima cosa, grazie. Poi ci torniamo dopo. Allora, Nicola Rizzi, è il momento più adorato dai commercialisti questo, quando tutti ti cominceranno a chiedere. Ma te l'ho data la ricevuta dell'asilo di mia figlia, non la scarichi, no? Ti ricordi? No? Oppure sì, sì. Le spese condominiali. In realtà, sulla parte condominiale ci sono delle novità, è saltato fuori questa novità del precompilato. Sì. Com'è questa dichiarazione? Sì. Beh, questo è il momento dichiarativo dove facciamo dei redditi, facciamo la dichiarazione modello 730, due anni fa circa, come è ormai noto, perché questo è il terzo anno che c'è la dichiarazione dei redditi precompilata. Il modello 730 viene messo a disposizione dei contribuenti la slide 1 così, con una serie di fatti e notizie che l'agenzia ha ricevuto. Innanzitutto i redditi sono quelli di lavoro dipendente e quelli da pensione, poi ci sono i redditi occasionali di lavoro autonomo. Perché? Perché l'agenzia riceve la certificazione unica, no, delle mandanti o dei datori di lavoro o degli enti pensionistici, e quindi acquisisce questo dato che mette a disposizione. Direi che questo è senz'altro un dato assoluto, fatto salvo qualche errore che ci può essere, perché siamo di questo mondo. Poi l'agenzia mette a disposizione altri redditi, fonte di reddito che conosce, sono i redditi immobiliari, i contratti di affitto sono registrati, no? E quindi ben conosce l'ammontare del canone, le controparti, la durata e via discorrendo. Altri redditi ancora che può mettere a disposizione non ce ne sono nella misura in cui, volendo dire che l'agenzia li conosce, ma non fanno parte della dichiarazione 730, perché la dichiarazione 730 è una dichiarazione, come il numero fa capire, che quando fu emanato la disposizione esisteva il modello 740, quindi 10 di meno, perché la dichiarazione è più semplice, no? Infatti si può fare, solamente no. Questa qua è una battuta, no, questa, o la dici non è una battuta, la deduco, perché la deduco, però ovviamente se la dichiarazione è più piccina, è più contenuta, è marginale rispetto alla principale, non posso dargli un numero maggiore, no? Sovvertirei le regole, no? Il fatto sta che i primi anni 90 esce questa dichiarazione, la caratteristica è che bisogna essere un lavoratore, essere un pensionato, ma al momento in cui facciamo la dichiarazione devo avere un sostituto. Perché? L'immediatezza di questa dichiarazione è che l'eccedenza a credito è immediatamente monetizzabile dal datore di lavoro che me la rifonde. Quindi se io non ho un sostituto a giugno, a luglio, perché questo è il momento in cui avviene il rimborso, il modello 730 non lo posso fare, no? In realtà da pochissimi anni, esattamente due, c'è il modello 730 per chi non ha il sostituto, e l'agenzia dà un canale preferenziale a queste dichiarazioni semplici, no? Evidentemente però ci deve essere un rapporto di lavoro subordinato all'origine, e eroga da sola l'agenzia il rimborso, ci mette un tempo maggiore. No?
Abbiamo ancora tempo? No, adesso andiamo in pubblicità un attimo, poi ricominciamo con il nostro commercialista di fiducia. Due minuti, torno a Obiettivo Condominio. Condobox è una realtà nata per semplificare la vita degli amministratori di condominio, già oberati da tante responsabilità fiscali, amministrative, i problemi dei condomini, i condomini. Noi gli diamo una mano su tutto quello che è sicurezza, su tutto quello che è antincendio, su tutto quello che può essere impianti elettrici, idraulici, cerchiamo di risolvere i problemi come meglio possiamo. Qui con me c'è una parte dei miei collaboratori, professionisti all'opera, Pier Giorgio Rosso, responsabile tecnico di Chiesa Carbonafta, Elisa Raggia Lazzari, ingegnere ambientale, Andrea Macri, Ever Edilizia Verticale e Marco Cotto, ingegnere elettrico. A vostra disposizione per risolvere qualsiasi problema. Per contattarci www.condobox.it, dove trovate tutti i riferimenti degli uffici di Torino, Villanova d'Asti e di Grugliasco, futura apertura. Renovare nasce dall'incontro di professionalità, competenze ed esperienze nel campo delle costruzioni e si occupa di attività edile nei settori privato, condominiale, commerciale ed industriale. Gestiamo direttamente tutto l'iter legato a ogni intervento edile, dalla nuova costruzione al recupero e al restauro, alla semplice manutenzione attraverso uno staff tecnico e amministrativo interno, composto da abili professionisti e da una struttura operativa qualificata per i cantieri. Bentornati a Obiettivo Condominio, stiamo parlando di risparmio energetico, nuove tecnologie, anche un po' di questioni fiscali, perché c'è la dichiarazione dei redditi, c'è la detrazione fiscale anche sul condominio, no? Per cui adesso ne parliamo, però prima Rizzi, facciamo un focus sul quadro B e il quadro A terreni fabbricati? Sì. Scantono un attimo, perché sì. Abbiamo parlato di spese, sì. Quindi abbiamo speso, questo è il momento di passare, facendo la dichiarazione dei redditi, sì, ma in effetti ma è vero, monetizziamo quelle che sono state le nostre spese, ma le monetizziamo nel senso vero, perché se ci sono stati interventi di natura condominiale o anche individuale sui propri alloggi, sì. Questo è il momento in cui la spesa diventa incasso, perché? Grazie. Perché io pago meno imposte, vado a credito qualora fossi un soggetto, un lavoratore dipendente che durante l'anno ho avuto le normali trattenute fiscali. Sì. Quindi questo è il momento in cui io monetizzo la spesa. Va bene, quindi è il momento che si fa la dichiarazione dei redditi, raccogliamo i documenti, sì. Li riscontriamo con quelli che ci mette a disposizione l'agenzia nel 730 precompilato, li riscontriamo sia per attribuirli correttamente, perché l'agenzia potrebbe essere stata tratta in errore, in inganno da una falsa appostazione da parte della spesa condominiale, da una falsa appostazione della spesa nella lettera che l'amministratore condominiale consegna, a sua volta tratto in inganno dal fatto che il condomino non ha detto che io ero in comunione dei beni e quindi l'alloggio è metà. Ecco perché poi nell'ordine del giorno abbiamo messo anche l'anagrafe condominiale e il rendiconto, perché tutto questo costituisce un tutt'uno. La dichiarazione dei redditi, che da quest'anno non si chiama più unico perché ha perso i pezzi volta per volta, è una dichiarazione singola, sì. È composta di quadri. Il quadro A sono i terreni, il quadro B sono i fabbricati. Il quadro A, lo scenario generale, meno anche che qui non abbiamo le slide dalla 2 alla 5, se la regia le vuol far vedere, vai. Sì, il quadro A si dichiarano i terreni e è una natura reddituale abbastanza marginale, perché a meno che non fossimo ad Asti e via discorrendo, qui i terreni che abbiamo o sono di basso valore intrinseco dato dal reddito agrario, dal reddito dominicale, oppure devono essere delle foreste per avere un valore che reddituale
mi fa movimentare la dichiarazione dei redditi. Quindi il quadro invece B ci vede più sulla scena, più sul podio, perché il quadro B è il quadro dei fabbricati. E come potete vedere, i vari numeri corrispondono a quello che noi dobbiamo indicare come utilizzo, perché la dichiarazione dei redditi ormai da tempo ha smarrito una rappresentazione discorsiva e diventa una dichiarazione codicistica, cioè coi codici noi parliamo, no? Quindi noi abbiamo che il codice 1 vuol dire che l'immobile è quello che uso come prima abitazione, come mia abitazione. La pertinenza della casa di abitazione invece è il codice 5. La pertinenza può essere una cantina, se è accatastata separatamente, può essere un box. Le pertinenze non possono essere più di una, quindi quando vediamo nel quadro B due volte il codice 5 è perché c'è un errore, io non posso avere due box, no? Uh-huh. Abbiamo il numero 2, il numero 2 vuol dire altra abitazione a disposizione. Originariamente il numero 2 rappresentava una casa, no, a disposizione, ma intesa come seconda casa, quindi con numero 2 noi dicevamo la casa in montagna, la casa in campagna, la casa al mare. Invece no, l'amministrazione finanziaria ha cancellato questo indirizzo di seconda casa e ha detto altra casa. Qualunque altra casa a disposizione viene indicata con il codice 2. Certamente è una disposizione che non è una scelta del contribuente, del cittadino. Io posso avere un alloggio che per svariati motivi non riesco ad affittare, ma in questo caso resta a disposizione. Questo codice 2 a disposizione è anche penalizzante per certi versi, perché se l'immobile a disposizione è nello stesso comune in cui io ho la prima casa, quell'immobile lì, che dovrebbe essere esente da imposta perché ha già pagato l'IMU, invece concorre in ragione del 50% al reddito imponibile. Ecco. Poi, senti, passiamo, perché poi prego, il tempo prego. Purtroppo passa. No. Una cosa secondo me fondamentale che tutti devono sapere, è passata un po' sottotono, e per quanto riguarda il discorso delle detrazioni, la slide 12, se me la mandate, la sanatoria del bonifico irregolare. Sì. Che è stato un incubo anche per noi amministratori. Immagino, brutto il termine sbagli. Brutto il termine sanatoria, che ricorda, sì, anche dei problemi di salute, no? Sì, ma più o meno, nel senso che riusciamo a tirare un chiamiamolo un respiro, beneficio. Quando la disposizione, insomma, di risparmio d'imposta sugli interventi di natura edilizia e energetico, che è arrivato dopo, fu introdotta, alcuni errori avevano una caratteristica morte, vuol dire non erano sanabili e facevano perdere, no, la detrazione. Erano errori a cui l'agenzia riconosceva un'importanza sostanziale, perché tramite determinati adempimenti riesce a controllare il flusso, le spese, l'ammontare nazionale. Uno di questi era sbagliare il bonifico. Sbagliare il bonifico, fare un bonifico libero, andare in banca, fare un bonifico non predeterminato, non con l'addizione articolo 16 bis, quindi la banca non riusciva a operare la ritenuta d'acconto, non riusciva a operare non per inadeguatezza, ma perché il sistema procedurale, no, riceveva l'ordine di pagare 1000 e pagava al beneficiario 1000. Questo, insieme ad altre disposizioni che man mano sono via via svanite, no, era un errore che non c'era possibilità. Esattamente. E adesso? Adesso cosa succede? Un altro errore che si commetteva era quello di comprare la casa del costruttore, fare il compromesso, non registrarlo, pagare, ma il compromesso non registrato non permetteva di identificare che quella casa lì era mia, anche qui non si legava il pagamento ed era il medesimo errore che non consentiva, no, di usufruire della detrazione. La circolare dell'Agenzia delle Entrate, è una circolare, sì. Le circolari non sono leggi, sì, no? Però ci dice. Esatto. Però viene incontro e dice: guardate, si può rimediare a questo errore mortale. Come? Chiedendo al beneficiario del pagamento una dichiarazione, no, con autocertificazione, una dichiarazione notoria, un atto notorio, una dichiarazione sotto l'addizione della legge, che lui ne ha tenuto conto nella sua contabilità. Boh. E può detrarre. Sì,
Questo fa sì, esatto, che permette di recuperare, andrà spiegata al fornitore che questa dichiarazione non lo mette in difficoltà, no? Sì. Non sarà vista, ma è indispensabile, è un atto formale e in questo caso si rientra nel diritto della detrazione. Tutti abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo perché qualche errore si è fatto nel tempo. Ingegner Cavallaro, torniamo al discorso del risparmio energetico, ci hai portato degli esempi con delle belle piantine di appartamenti, la regia adesso può partire dal caso A, si tratta di un edificio anni 50-60, piano intermedio, ecco, che cosa ci vai a dimostrare? Allora, ho considerato uno degli appartamenti, uno dei tanti appartamenti che mi sono trovato, no, nel giro dell'esperienza professionale. E appartamenti di 80 metri quadrati circa sono un taglio che abbiamo incontrato più volte. E, edificio anni 50 e 60 o anche inizio degli anni 70, perché? Perché in quegli anni non c'erano delle norme che lo imponevano e neanche la cultura era tale da isolare gli edifici. Quindi di sicuro abbiamo veramente degli edifici con isolamenti praticamente nulli. Abbiamo circa, per dare dei numeri, quindi una superficie finestrata mediamente per un appartamento di questo tipo di circa 10 metri quadrati. La superficie delle pareti esterne, considerando che l'appartamento confina da una parte con vano scala, dall'altra parte con altri diciamo, locali riscaldati, le due pareti, quindi verso la via e verso il cortile, per un totale di circa 45 metri quadrati. Poi la parete disperdente verso il vano scala, che ci ricordiamo essere un vano non riscaldato, è di circa 15 metri quadrati. Per cui se noi andiamo a immaginare, passando alla slide successiva, no, quelli che possono essere i valori che caratterizzano questi, diciamo, elementi dell'involucro edilizio, che io risparmierei come valori, passerei per cui alla slide ancora dopo, dove dai calcoli viene fuori che in un appartamento di questo tipo abbiamo circa il 20% delle dispersioni, quindi dell'energia termica che mettiamo dentro l'appartamento, va per i ricambi d'aria, cioè cosiddetta ventilazione. Il 35% circa va via dai serramenti. Parliamo di serramenti che non sono stati mai sostituiti, quindi quelli originali. Metà se ne va così. Tra ventilazione e serramenti, sì. Dalle pareti esterne, quindi sia quelle lato strada che quelle lato cortile, altri 35%, cioè la quota di riscaldamento, di calore che va via dai serramenti è praticamente quasi uguale a quella che va via da quelle pareti. E poi la quota che va via verso il vano scala è 10%, quindi sicuramente molto più bassa. In questo caso abbiamo ipotizzato, essendo, come dire, un appartamento intermedio, cioè che al di sotto dello stesso ci sia un altro locale riscaldato, come anche al di sopra, quindi le dispersioni a pavimento e le dispersioni a soffitto praticamente nulle. Dopodiché, se andiamo avanti con le slide, decidiamo, per esempio, facciamo il caso di sostituire i serramenti. Ancora, andiamo avanti e immaginiamo di mettere dei serramenti nuovi con una trasmittanza, quindi la trasmittanza è una caratteristica che mi dà, come dire, dei parametri di isolamento del serramento stesso, di un watt al metro quadrato al grado Kelvin. In questo caso le dispersioni dei serramenti si riducono drasticamente. Arriviamo al 10% anziché ai 35%, e cioè praticamente rispetto al fabbisogno complessivo di tutto il mio appartamento vado a risparmiare 25%, un quarto. Solo con i doppi vetri? Solo mettendo dei serramenti nuovi. Sì. Che se per un appartamento di questo tipo all'anno, adesso tu sai più o meno... Ma comunque il 25 è chiaro, 25%. Se spendo 1000 euro ne spendo, solo più 750, è chiaro. Esatto, perfetto. E poi... Se invece andiamo ancora a migliorare il nostro appartamento ipotetico, siamo sempre nel piano intermedio, e immaginiamo di fare il cappotto questa volta da tutte e due le parti, sia lato strada che lato cortile. Cosa che è generalmente difficile da realizzare, però immaginiamo di farlo. Se andiamo avanti appunto con le slide, avremo che sulle pareti, nel momento in cui vogliamo accedere al beneficio fiscale, dobbiamo arrivare a dare un certo tipo di isolamento, che la norma individua per la nostra zona in 0,27 watt al metro quadrato al Kelvin,
Comunque, in questo caso arriviamo di nuovo a ridurre le dispersioni, portarle al 10% anziché il 35% che avevamo in precedenza con le pareti, diciamo, originali. Quindi, anche in questo caso un altro 25% di risparmio. In teoria, che si somma all'altro, se facciamo tutti e due interventi. Quindi possiamo concludere che in questo alloggio, se noi facciamo quello che è possibile, insomma, cappotto e nuovi serramenti, il costo del riscaldamento si riduce alla metà. Direi è proprio così. Di sì. Benissimo, fai solo un accenno al sottotetto veloce. Che bene, poi allora, quello era un altro caso, nel momento in cui... Caso B per la regia. Caso B, se noi mandiamo, anche qua abbiamo preparato una slide... In questo caso noi avremo, quasi sempre abbiamo dell'esperienza, proprio una solettina nuda nel sottotetto, non isolato. Qualche volta abbiamo visto che hanno messo un po' di isolante, ma noi lo troviamo sempre in condizioni ormai disastrate, praticamente poche volte è ancora funzionale. In questo caso abbiamo che le superfici dell'appartamento sono sempre 80 metri quadrati e coincidono con le superfici disperdenti verso il sottotetto. Che se noi andiamo avanti, appunto, immaginiamo con la slide successiva... Che cos'è che cambia rispetto a prima? Rispetto a prima cambia che la quantità di energia, adesso evidentemente nell'appartamento sottotetto non abbiamo bisogno di più calore per scaldarlo. Certo. Per cui le percentuali, cioè quello che prima ventilazione era 20%, adesso mi diventa il 9%, dai serramenti mi diventa 15%, dalle pareti 15%, dal vano scala 5%. Perché? E dai soffitti 56%. È quello. Questo è un dato importantissimo perché vuol dire che più della metà del calore chi è all'ultimo piano lo butta via nel sottotetto. E quindi intervento proponi qui? L'intervento più semplice e più economico da proporre è quello di isolare proprio il solaio del sottotetto, andare sul sottotetto e stendere per esempio dei materassi di lana di roccia, di lana di vetro. In questo caso con un isolamento... Sì. Con i parametri che mi dà ovviamente la normativa, arrivare allo 0,24, io vado a ridurlo al 6% anziché al 56%, lo porto a un decimo le dispersioni, quindi vado a risparmiare circa il 50%. Questo è un intervento solo con quello, quindi chi è all'ultimo piano nei sottotetti, se altro non può fare, andare a mettere della lana di roccia, secondo me dimezza il costo. Benissimo, abbiamo dato delle bellissime indicazioni. Torniamo invece al nostro amico Elia di Building Evolution. Tra l'altro farei vedere, per esempio, cominciamo da camere, che c'è anche la piscina. Hai portato allora degli esempi, facciamo pure vedere sia camere, dammine e frinco mentre parli. Ecco, questi sono degli esempi di vostre realizzazioni. Descrivici un po' cosa avete fatto. In questo caso abbiamo realizzato una struttura, un ex novo. Una struttura con una superficie di circa 107 metri quadri calpestabili, naturalmente Cameri, provincia di Novara, in un ambiente extraurbano rispetto a quello che può essere la città di Torino. Questa casa ha un certificato energetico raggiunto di circa, è un classe A3, quindi sì, con una trasmittanza termica a parete di 0,13. Sì. A me piace 4 che Kelvin. Voi date questi dati, però sono dei numeri che naturalmente si imparano. Si imparano. Comunque, essendo A3, ha un basso costo per quanto riguarda... questa è stata realizzata da zero? Assolutamente, è stata realizzata da zero, quindi ha, come dicevo, una superficie di 107 metri quadri, naturalmente davanti... Ho scelto di fare la piscina, guardando la tipologia della casa stessa non ci vieta nulla ci vieta che possiamo realizzare delle tipologie costruttive in funzione dei gusti dei propri clienti. Qui vediamo anche la costruzione in itinere, se la regia mi fa vedere, è interessante vedere le foto, sì, che si vede proprio che a casa proprio integralmente. Assolutamente, vengono prefabbricati i pannelli in funzione nello stabilimento, poi naturalmente assemblati sul posto come se fosse un Lego. Certo. Passiamo a Frinco, perché non per altro, perché Frinco è vicino a Tonco e io, la mia famiglia è di lì, per cui quella di ecco, lì, cioè, sei venuto vicino a casa mia a lavorare a in casa. Vediamo Frinco d'Asti.
Questa è sempre una struttura a due piani, quindi è una casa di una certa dimensione. Certo. Anche qui abbiamo raggiunto un certificato energetico di un classe A3, nelle colline astigiane naturalmente, una casa ex nuovo, realizzata sempre con i principi della bioedilizia, quindi dai materiali bioedili che si possono reperire sul mercato, ai serramenti, come diceva prima l'ingegnere, andando a chiudere tutti Bello. Quelli che possono essere i ponti termici, serramenti super isolanti, allora, e pareti. Direi che insomma i nostri telespettatori hanno capito chiaramente di cosa si tratta. Penso che chiunque abbia visto queste bellissime costruzioni ha capito che si risparmia sul riscaldamento tutto, e si chiedono: ma chissà quanto costa una roba? Chissà quanto costa? No, è vero, Vinzi, che la prima cosa che... Mi hai tolto, guarda la domanda. Ok. Come costi, diciamo che la tipologia è... Avere un terreno di proprietà e riduce... Quello anche se la costruisci col cemento armato. Col cemento armato. Esatto. Tendenzialmente siamo intorno con per una casa in classe A3, siamo intorno ai 1.400-1.600 euro al metro quadrato, cioè includendo il chiave in mano... a partire dal basamento in cemento e andare su. Che se io faccio un piano solo, come se ne è alcune, mi faccio un 100 metri così, spendo 160.000. Grosso modo, rimane totalmente nel mercato, in più a tutti quei vantaggi. A tutti i vantaggi che possono essere... E sono accatastate come tutte le altre case. Come civile abitazioni, sì, assolutamente, quindi non ha nessuna diversità dalle civili abitazioni tradizionali. Rizzi, vuoi farti una casetta in legno, secondo me? Quindi le troviamo al catastro sì, assolutamente sì. Hai capito. Allora, torniamo dal nostro architetto Caslula. Dicevamo che sicurezza è importantissima, eccetera. Non sempre si verifica la regolarità delle imprese. Questo sarebbe importante anche spiegarlo agli amministratori, che quando si arriva già col preventivo in assemblea, no? Certo. Quando l'ingegnere della sicurezza non c'è ancora, bisognerebbe fare tutta una serie di controlli e capire anche chi sono, no? Certo. Però un problema degli amministratori non è solo questo, è anche magari non vigilare troppo su dei rischi, no? Facciamo l'esempio dell'impresa di pulizie, che a cui viene chiesto di pulire un vetro che però è vicino alla tromba delle scale. Ecco. Certo, io potrei dirvi ad esempio, entriamo in un campo che è quello della valutazione dei rischi. Sì. La valutazione dei rischi è semplicissima da farsi e deve essere fatta in qualsiasi ambito, no? Ed è un prodotto, il prodotto tra due variabili: il danno che si può procurare l'operatore, che può essere un problema alla pelle permanente, piuttosto che il rischio di morte. E arriveremo poi all'esempio particolare. E la frequenza che questo danno, a cui è esposto l'operatore in questo rischio. Ad esempio, un'operatrice che lavora in un'impresa di pulizie, se non usa dei guanti specifici maneggiando determinati detersivi, è esposta costantemente a questo rischio, per cui il rischio comincia a salire. È come un decoratore che non usa determinati dispositivi di protezione individuali e maneggia tutti i giorni determinati prodotti molto pericolosi, che lui dovrebbe conoscere, tra l'altro, qual è la pericolosità di questi rischi. Diversa cosa può essere quando l'amministrazione, il condominio, manda sul tetto un antennista. Questo danno, cioè questo rischio è immediato, lui sale per brevissimo tempo sul tetto, però rischia di cadere dal tetto. Quindi il danno in questo caso è la morte. Il rischio è elevatissimo. Non è un caso che nessuno ancora o pochi ci pensano, le linee vita in copertura dovrebbero essere considerate comunque un obbligo, perché si manda solo l'antennista a controllare l'antenna, se questo scivola si ammazza.
Quindi di fatto bisognerebbe sempre più costantemente pensare che è meglio evitare di mettere a rischio quell'operatore. Queste sono valutazioni che il condominio e per esso il legale rappresentante che è l'amministratore dovrebbe fare in qualsiasi operazione che viene poi fatta per la manutenzione del condominio, e sono tante, perché il condominio è un datore di lavoro e invece tante volte non vengono fatte perché ovviamente forse non c'è neanche il tempo di andarle a fare, però bisogna essere consci del fatto che se capita qualcosa effettivamente si procurano dei danni, a volte come nel caso dell'antennista sono piuttosto gravi, direi, molto elevati per questo. Grazie agli ospiti, avevamo ancora un sacco di argomenti, ma tanto come sapete ogni paio di mesi torniamo su questi argomenti, ci vediamo obiettivo condominio della prossima settimana, parleremo di impianti elettrici, citofoni e antenne, quindi parla antennista e chiederemo cosa quello vivo, speriamo che arrivi vivo insomma. Mi raccomando, seguiteci come sempre, se proprio non potete partecipare almeno date la delega. Importanti benefici fiscali al condominio e ai condomini per interventi di natura edilizia e di risparmio energetico. La sicurezza nel condominio è fondamentale. Bisogna saper scegliere con cura la ditta che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al condominio. È sempre più importante curare la bellezza della casa per poterla vendere al meglio. Bisogna stare molto attenti nella scelta di un amministratore. Cercheremo di aiutarvi a capire come sopravvivere nella giungla del condominio.